Pace e bene a tutti. Oggi 9 settembre ricordiamo San Pietro Claver. Ascoltiamo. Nato da Pietro ed Anna Claver nel 1585 a Verdù, in Spagna, fin dai primi anni fu educato cristianamente. Inviato a Barcellona per gli studi, fu ammesso dal vescovo agli ordini sacri. Non aveva ancora terminato gli studi quando venne destinato alla missione di Nuova Granada, come allora veniva chiamata l'attuale Colombia. Il giovane dunque sbarcò a Cartagena nel 1610 e venne ordinato sacerdote nel 1616, nella missione dove per 44 anni operò fra gli schiavi afroamericani, in un periodo in cui ferveva la tratta. Nel 1622 Pietro mise la professione religiosa solenne nella Compagnia di Gesù, promettendo di spendere tutta la sua vita a servizio degli schiavi. Ogni mese, quando veniva segnalato l'arrivo di nuovi schiavi, stipati nelle navi, Pietro Claver usciva in mare con il suo battello per incontrarli, portando loro cibo, soccorso e conforto. Nella contagiosa pestilenza che di lì a poco infierì in quelle regioni, Pietro mostrò la sua eroica carità. Ai piedi dei malati prestava loro i più umili servizi, e assieme al pane materiale dava loro il pane spirituale, il pane della fede cristiana. Nel 1650 anch'egli si ammalò di peste. Sopravvisse, ma per il resto della vita non poté più lavorare. Gli ultimi 4 anni della sua esistenza terrena li trascorse immobilizzato nell'infermeria del convento. L'uomo che era stato l'anima della città, padre dei poveri e consolatore di tante sventure, venne completamente dimenticato da tutti, trascorrendo il tempo nella preghiera. Pietro Claver si spense l'8 settembre 1654. Ricordiamo San Pietro Claver come il servo degli schiavi e la sua testimonianza ci riporta a questa atroce situazione in cui l'uomo ha reso un altro uomo come una belva, come un suo schiavo, come qualcosa da sfruttare a proprio uso e consumo. E in quei tempi, siamo nell'America Latina, arrivano tanti e tanti uomini, tanti giovani dall'Africa, tutti chiamati etiopi indistintamente, purché fossero neri, e troveranno solamente un futuro di disperazione, di sofferenza, di stenti e di malattia, perché non sono trattati da uomini, ma sono trattati come bestie. E il cuore di San Pietro non regge a questo dolore, e allora inizia a farsi a fianco, inizia a mettersi al loro servizio. Ecco perché lo schiavo degli schiavi, il servo degli schiavi. A loro porterà la parola di Dio, porterà la consolazione, ma porterà una cosa importantissima, la dignità. Quando vedeva queste navi che arrivavano piene di persone, lui accorreva e andava subito a presentarsi il messaggio che portava. Come sarebbe bello se ciò accadesse anche con le navi che si avvicinano alle nostre coste. Apriamo il nostro cuore e soprattutto ricordiamo che non abbiamo assolutamente nessun potere e nessun diritto di guardare un essere umano come se fosse inferiore. Il Signore nostro ci insegna che siamo tutti figli, quindi quando incrociamo gli occhi di un altro essere umano, ricordiamoci immediatamente che lì c'è rispecchiato il nostro Signore Gesù Cristo. San Pietro Claver prega per noi.